un'opera letteraria che, attraverso il lavoro delle fonti, per la prima volta viene pubblicata in edizione critica, con l'apparato della sua genesi, di come sono nate queste lettere e di una singolare emblema di una singolare officina del testo e anche del dialogo tra le carte e i libri della sua inseparabile biblioteca. Venezia è anche il luogo dove è nata la prima biblioteca pubblica. Petrarca aveva sognato di aprire qui la prima biblioteca aperta a tutti. E proprio dalle familiares di Petrarca, dalle lettere di Petrarca, Luciani prende spunto per il titolo stesso, Illustrissimi. Illustrissimi. Cos'è Illustrissimi? È a tutti gli effetti un'opera letteraria. Sono 40 lettere immaginarie, di cui è stata pubblicata adesso l'edizione critica, scritte da Albino Luciani, scritte, corrette personalmente nell'edizione, nella quarta edizione. Non possiamo raccontare la storia di Venezia senza parlare di quell'invenzione umana fondamentale che sono i libri. Non si comprende Venezia se non si ricordano anche i molti libri ad essa associati, tra cui naturalmente l'Epistolario di Albino Luciani. Giovanni Paolo I è stato il primo pontefice ad avere costantemente adottato nei suoi interventi uno stile colloquiale, rilevando l'importanza della conversazione anche nell'insegnamento religioso. Ma questo stile colloquiale di conversazione non è mai lasciato all'improvvisazione. Io credo di poter dire che attraverso questa persona si possa proprio misurare il territorio di questa regione e nella sua apertura attraverso questa città particolare come Venezia al mondo intero. E dunque si tratta di una figura che, mite com'era, in qualche modo incarna la natura non solo del popolo veneto, ma di questa particolare specie di saper parlare in maniera universale. Il Santo Padre ci ha ricordato che Venezia è una città fragile, è una città che è il risultato di un equilibrio tra il bello della natura e il bello che ha creato l'uomo. Tra le calli, le fondamenta di questa città così fragile e bella, ha passeggiato, ha camminato anche Albino Luciani. Ecco, Luciani è stato proprio nella sua umiltà questa persona che con il suo stile è sempre stato capace di stare in mezzo alla gente e di chinarsi per aiutare gli altri ad andare più in alto. Per lui era importante la vita cristiana, abbiamo sentito anche adesso, come amore. Quindi l'amore, in fine in corte, è lo spirito, perché lo spirito è amore. E quindi Papa Luciani aveva continuamente presente questo tema. Roma e Venezia, la città dei ponti, dell'apertura tra Oriente e Occidente, non potranno mai essere separate nell'itinerario di Luciani. Saranno sempre un viaggio di andata e di ritorno, una perenne partenza. Il
cardinale José Tolentino de Mendoza definisce Stefania Falasca la più importante conoscitrice dell'opera di Giovanni Paolo I, ma dal 2023 tu sei anche postulatrice della sua causa di canonizzazione e poi vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I dalla sua istituzione nel 2020. La tesi del tuo dottorato di ricerca in italianistica Roma Tor Vergata è stata su Illustrissimi. Quindi un interesse filologico, quello di Stefania Falasca per Albino Luciani e Giovanni Paolo I, che parte da molto lontano. Sì, dalla fine degli anni 90, e poi appunto si è condensato questo lavoro di ricerca proprio su una tesi ad hoc sugli scritti di Luciani e nella fattispecie proprio su Illustrissimi. Devo dire che è stata una scoperta per me e soprattutto questa è stata la prima tesi di dottorato riguardante l'opera di Luciani e sorpresa perché con lo stesso mio professore come è possibile che un papa possa essere accampato in ambito letterario. Ora la sorpresa era che di fatto Giovanni Paolo I non era solo un amante della letteratura, un cultore della letteratura, un lettore appassionato, era un critico letterario. Ci si può accampare in ambito letterario per esprimere questa forma di critica e lo abbiamo visto attraverso la sua biblioteca che ho potuto recuperare in anni di ricerca su questo e devo dire che è stato un viaggio veramente appassionante. È significativo notare che l'unica opera che Giovanni Paolo I volle ridare alle stampe durante il suo breve pontificato, con la sua revisione personale e il suo imprimatur, fu la Silloge di 40 lettere immaginarie, appunto, che va sotto il titolo di Illustrissimi. Sì. Quest'opera è iniziata da Luciani a Venezia nel 76, la prima edizione, ma non era nata come un volume a sé stante, era nata come articoli di giornale. Luciani era considerato la penna più brillante dell'Episcopato italiano e la sua, appunto, per questo la sorpresa di cui parlavo prima, è che era uno scrittore. Sostanzialmente uno scrittore nato. Lo aveva individuato già lo stesso Jean Guiton l'indomani della sua elezione, come ascoltando le sue parole dice ritrovo lo scrittore nato che è Albino Luciani, con la Mark Twain, col suo umorismo anglosassone e con questa capacità di unire nova et vetera, sacro e profano, con una disinvoltura che è solo apparente ma è frutto di una profonda conoscenza della letteratura mondiale. Non ci dobbiamo dimenticare che Luciani, proprio da questo studio che ho iniziato per il dottorato, viene fuori un enfant prodige che legge scrittori dal mondo diciamo anglosassone, angloamericano, ma anche i russi, e li legge in lingua. Nel 1943 Luciani ai suoi studenti del seminario, un seminario post-identino, parla di Willa Cather, una scrittrice che da noi americana totalmente ancora sconosciuta. Questa è la genialità di Luciani, che si esplica in queste lettere che nascono appunto come articoli su determinati poeti, su determinati argomenti, indirizzati a Petrarca come a un caleidoscopio di personaggi storici della letteratura mondiale, ma anche a un orso, persino a un orso. Questo è Illustrissimi. Ecco, e concentriamoci adesso su questa edizione critica di Illustrissimi date curata, pubblicata dalle Edizioni Messaggero di Padova e dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I. Un decennio di lavoro, di studio, di ricerca sulle fonti, cosa aggiunge il tuo lavoro all'opera? Aggiunge di entrare nell'officina di un testo, quindi di scansire tutto quello che è stato un processo di elaborazione da parte dell'autore e di sia a livello diacronico ma anche di confronto con gli altri testi, perché la scrittura di Luciani è un vero e proprio laboratorio. Riprende con citazioni che non fa per Illustrissimi con nota sotto, ma ricostruire tutto questo mondo che mette insieme, dicevo,
ed era questa la capacità che aveva, mettere insieme Sancho Panza con Sant'Agostino, l'avaro di Molière con un altro padre della Chiesa, un orso appunto con Guglielmo Marconi, con Quintiliano, con Mark Twain, Chesterton, Peggy, per parlare della speranza, per parlare di temi ma anche di attualità. Quindi ricostruire queste lettere immaginarie, che è un genere letterario, ma che è anche un genere che viene dall'Ottocento, ma anche tutta la letteratura cristiana, la concezione della lettera è importante per comunicare al mondo. Quindi lui adotta questo genere letterario per poter farsi prossimo a tutti e parlare di tutto, con tutti. Ora, in qui c'è tutta appunto una sua elaborazione critica anche di quelli che sono i suoi referenti. Dante in primis dice che Dante è con il concilio. Perché? Perché ha parlato semplicemente con gli uomini, cioè nella lingua propria di cui si parlava, cioè la lingua corrente. E la biblioteca di Luciani è impressionante da questo punto di vista, perché troviamo, oltre che ai saggi critici di De Sanctis, ma anche tanti autori della letteratura, come dicevo. Il cardinale de Mendonça, nella sua prefazione al volume, evidenzia la sfida dell'allora patriarca Luciani di comunicare da un pulpito e da un formato non convenzionale, qual era la pubblicazione sul Gazzettino e sul Messaggero di Sant'Antonio. Lo definisce un conversare sulla pubblica piazza. Ecco, potremmo dire che questo rivela forse la modernità e l'apertura di vedute di Luciani? Ma assolutamente sì. Luciani ha anticipato il concilio prima ancora del concilio in questo, perché il modo di colloquiale con il quale si è posto il giorno della sua stessa elezione, quando si è presentato e in prima persona ha detto ieri il primo Angelus, con questa oralità che aveva tolto secoli di plurale maiestatis, ma questo era l'indirizzo del concilio, cioè quello di farsi prossimi, propter hominem, e quindi anche un linguaggio doveva essere colloquiale, e il linguaggio doveva essere la capacità di entrare in comunicazione con tutti. E questa per Luciani possiamo considerarla una scelta teologica. Non è il parlare semplice per arrivare a tutti, non è una forma opzionale. Nasce da questa esigenza, ed è questo che dimostro appunto nella tesi dottorale, che per Luciani si tratta proprio di una scelta teologica che viene da Agostino, da Sant'Agostino, il quale osserva nel De Predestinazione Santorum la verità deve essere posta affinché tutti possano comprenderla, altrimenti ne va della verità stessa. Questo principio informa sia tutta la produzione di Luciani, sia in quella orale che in quella scritta. Certamente troviamo degli scritti come la sua tesi su Rosmini, che sono accademici, ma quando si tratta di parlare e di scrivere perché gli altri possano essere messi in contatto con il suo messaggio, troviamo questa forma. Quindi la semplicità è frutto di arte, è quella che i padri greci chiamavano arte del porgere, e quella che aveva subito avuto sentore Giton appena lo ha sentito parlare. Quindi c'è anche Peggy che dice una cosa molto interessante a questo aspetto, dice: non è che se uno parla difficile vuol dire che sta dicendo verità alte, no, la forma in questo caso è quella del Vangelo per Luciani. Gesù parlava di verità alte stando conversando semplicemente a tavola. Ecco, tu hai scandagliato le lettere una per una, ce n'è forse una che tu trovi maggiormente significativa? Io trovo significativa quella a Giuseppe Gioacchino Belli. Anche il dialetto, ormai non ci meravigliamo, anche l'attuale pontefice parla in questa maniera, addirittura con neologismi, proprio per farsi capire a tutti, ma lì è proprio un manifesto.
il manifesto di Illustrissimi, cioè il modo di parlare, che dice che bisogna parlare semplice. Di fatto anche Giovanni XXIII gli aveva fatto questa raccomandazione. Noi queste cose, quando è stato eletto vescovo, diciamo che gli studi su Luciani hanno messo in evidenza proprio l'origine della sua formazione e hanno cambiato totalmente pagina a quella che era un cliché su Luciani, cioè di una persona poco preparata addirittura. E, anzi, vediamo che attraverso le carte che la Fondazione ha ormai come patrimonio, cioè tutta questa elaborazione, io credo che la più significativa in questo senso per comprendere l'ampiezza e la profondità della formazione di Luciani sia proprio quella destinata a un poeta dialettale. Quindi non solo questo, c'è anche Trilussa, ma messe insieme fanno vedere come si può raggiungere l'attualità e come si può essere sempre attuali nei contesti storici che vengono attraversati. Bene, ringraziamo Stefania Falasca che ha curato questa importante edizione critica di Illustrissime. Mi piace concludere con la frase che è riportata nella quarta di copertina del volume del Cardinale de Mendoza. Scrive il Cardinale: nella sua definizione di classici, Italo Calvino scrive che un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E questo, senza ombra di dubbio, il caso di Illustrissimi. Ben merita che se ne nutrano nuove generazioni di lettori. E grazie a Stefania, grazie. Questo è ancora oggi possibile. Grazie a te, grazie.